molti si chiedono come sia possibile che abbia vinto un Oscar. E io, siccome recita dall'82, mi chiedo come sia possibile che non ne abbia vinti 39. Benvenuti su WatchMojo Italia per una top 10 delle 10 scene migliori in cui Nicolas Cage, pensando giustamente che il grande attore si riconosca in questi momenti, in varie scene che ormai sono un classico della sua carriera, urla, sbraita, fa le facce da matto e altre robe perché non si sa, ma sono felice che le faccia perché grazie di esistere. Chiaramente avremo bisogno delle scene originali in inglese per catturare ogni minimo particolare e studiare a fondo la tecnica del suo alter ego, anche noto come Psycho Cage. Alla numero 10 incominciamo con le apine birichine nel finale di Wicker Man. Subito in quarta partiamo, per la verità non è un film basato sulla sua naturale performance sopra le righe, o almeno non tutto quanto, ecco. How to get burned? How to get burned? How to get burned? How to get burned? E siccome il Nicky più di tanto dentro a un personaggio non può stare, se no si sente come se lo stiano limitando, tenendo a freno la vera arte che gli pulsa dentro, alla fine, quando gli riversano un barile di api in faccia, si lascia andare. Finalmente, in un momento che mi ha sempre affascinato e lasciato pieno di interrogativi, devo dire, perché oltre al resto, no? Ma... What is that? What is that? What is it? Oh, no, not the beast! Not the beast! Ah! Out of my eyes! Le api no. Ma che significa? Cioè, fossero state vespe andava bene? Cosa? È come se fossero le api stesse il vero problema. Non che stia venendo affogato, ma vabbè. È così. Cosa diciamo al dio della morte? Not today. Cosa diciamo al dio del raccolto? Not the beast! Ah! Alla praticamente ogni volta che è in scena, in Stregati dalla Luna, commedia anni 80, quindi siamo a inizio carriera, ma il Nicky già mette le cose in chiaro da subito. Spacca tutto, si liscia i capelli in modo che credo immagini sia sexy, urla e grida nella sua versione da Wolverine del Discount in Canottiera Bianca, una faccia simile a Adrien Brody appena uscito da un lungo rehab per eroina. Il momento in cui si accanisce contro la sua terribile sorte e la sua mano perduta con furore amletico ha una cadenza da predicatore avventista, la dice lunga su quanto alla fine, cioè, furono praticamente costretti a dargli l'Oscar qualche anno dopo. Avevano le mani legate. I lost my hand! I lost my bride! Johnny has his hand! Johnny has his bride! E alla numero 8, il momento migliore del film, il che vi fa capire molto di questo film, però ecco, nel mistero delle pagine perdute, mentre tenta di scagionare il suo trisnonno per l'omicidio di Lincoln, vabbè, i nostri finiscono a Buckingham Palace, insomma, è tutta una scusa per permettere a Cage di fare casino in un posto in cui dovresti in teoria mantenere un certo contegno. Incredibilmente devo dire che è anche uno dei pochi casi in cui un suo delirio fa andare effettivamente avanti la trama, cioè non è una cosa scontata, perché è un diversivo per attirare la sicurezza e quindi inizia a ballare, a cantare, a muoversi come lo schiaccianoci, non sa soltanto il perché, fino a che non lo portano via, ma credo proprio dal set, non so, non penso stiano recitando in quel momento. Elijah for enjoying his whiskey. It's alright, that's enough, sir. Beggars and mash, sir. Bubbles and squeak. What? Smoky old pie, sir. Haggis! La numero 7. Il tenente Cage si droga. L'Oscar non può aspettare. In Cattivo Tenente, ultima chiamata New Orleans, film imperdibile, in cui il nostro buon Nick si droga, è proprio nella sceneggiatura, e quindi quale momento migliore per esagerare senza risultare ridondante? Non questo, evidentemente. Quattro! Watch my dough! Incredibilmente, solo lui, penso, sarebbe potuto riuscirci. Alla strada spiannata, il copione gli sorride, può fare ciò che vuole e cavarsela, e lo stesso riesce a esagerare più dell'ammissibile nella parte di un quarantenne giacca e cravatta strafatto di crack sotto copertura in una gang. Il momento chiave della risata soffocata da iena famelica è qualcosa che difficilmente dimenticherai, anche se lo vorrai. He sprouted antlers like a gazelle. Like an elk. He landed again, he ran. He scored a touchdown. E alla numero 6, la trasformazione in Ghost Rider. La prima trasformazione, non perché in quelle dopo si dia una calmata, ma solo perché ormai ci hai fatto l'abitudine e arrivi quasi ad accettare il fatto che tu stia vedendo un film con Nicolas Cage che deve far finta di soffrire mentre degli effetti speciali orrendi gli bruciano la faccia rendendolo un teschio in fiamme. E lui porta il tutto in scena così. Ma dico io.
se mi prendesse fuoco la testa in questo momento non penso che reagirei così, nel senso, cosa minchia ride? Cioè, gli sta pigliando fuoco la capoccia, ma non ci becca manco quando è facilissima. Qui poteva urlare come un pazzo facendo finta di soffrire e fa tutto il contrario. E alla numero 5, tanta fila e poco tempo rendono Nicky pazzo furioso in Mi gioco mia moglie, puntini puntini puntini, a Las Vegas, altro titolone di quelli imprescindibili per la vostra cineteca horror, solo che è una commedia romantica, quindi se capite cosa intende. Ed ecco che c'è Nicolas Cage che perde $70,000, fa casino con la moglie, porta camicette havaiane oversize, oggi probabilmente illegali in 70 stati, e aspetta in fila per prendere un aereo per suddette Hawaii, e la fila però non avanza. È un lavoro per Psycho Cage, non se lo fa ripetere due volte e si vola figurativamente sulle ali della follia esuberante meno necessaria di sempre. Please sir, if you don't get back on, then what? I'll be arrested, put in airport jail. Just get your ticket and move on, okay? Get your goddamn ticket and move on. Però sapete, anche io quando devo dire prigione dell'aeroporto faccio quella faccia e quei gesti, mi viene naturale, no? Put in airport jail. È la numero 4, tanta fila e poco tempo. Oddio, di nuovo. Sì, ingegno della truffa. Essere un grande regista non significa muovere l'attore nella scena, ma tessere la scena attorno al tuo attore e alle sue abilità, anche quando queste non esistono. Nicolas Cage deve avere una scena in cui è in fila, perché lì inizia la vera magia. Tu fallo aspettare per più di 0,5 secondi e magari si deve anche tipo strafare come un matto di farmaci per darsi una calmata, perché sta già impazzendo da prima. È finita. Neanche visto a dire della trama, chi se ne frega, l'importante è questo. Ever heard of a lie? Hey, have you ever been dragged to the sidewalk and beaten until you pissed blood? Guardate gli occhi. Ma voi ve li immaginate solo davanti allo specchio che prova prima di andare in scena? Deve essere bellissimo. Sir, bullshit, man! E alla numero 3, tutto il film ancora una volta nell'ultimo inganno, quello che non è riuscito sul pubblico che sarebbe dovuto andarla a vedere in sala, considerando che ha incassato ben $18,000. No, non mi sono scordato due zeri e manco uno, è uno dei pochi su Rotten ad avere un mitico 0% di credibilità della critica. E c'è il Nick che fa cose col porno baffo anni 70 e gli occhiali da sole. Il film è brutto perché lui fa così, o lui fa così perché il film è brutto e non poteva fare altrimenti? È uno dei segreti della vita, un loop eterno risolvibile solo in un modo. Guardatevi stasera l'ultimo inganno. Avanti, dai, fatelo, per vi prego. No, 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 no. E alla numero 2, la scena in prigione in Face Off. Chiaramente questo sì che è un film la cui sceneggiatura si basa tutta sul abbiamo delle battute per ogni personaggio e poi c'è Nicolas Cage che immagino farà quello che cazzo gli pare. È un gangster psicopatico che, è certo, la scena in cui è vestito da prete e si mette a fare headbang ammiccando alle minorenni nel coro è oro puro, è vero, ma c'è addirittura di meglio, quando si sono già scambiati il volto e John Travolta con la faccia di, che insomma, chi se sta in galera e si esibisce in quei suoi sorrisi da furetto malvagio che contempla un omicidio sulla mezza distanza pestando gente e urlando il suo nome a tempo di musica. Cioè, ma che volete che vi dica? Numero 1, l'alfabeto declamato in Stress da vampiro. Per la verità, Stress da vampiro è un film stavolta davvero abbastanza divertente. Cage è un vampiro stressato perché doveva avere una buona scusa per sclerare e... Abbiamo una sequela di momenti da annali, sui quali trionfa anzitutto la faccia più memata di sempre. Cosa sta facendo? Che genere di espressione è? Davvero non si capisce qual è l'emozione dietro quell'espressione. È arrabbiato, è incuriosito, è schizzato, disperato, cosa? È tutte in uno. Ma questa è magia. E poi, subito dopo, si mette a urlare l'alfabeto. Perché? Perché no? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, E voi volete ancora venirmi a dire, avete la faccia tosta, di scrivere nei commenti Harry per me Nicolas Cage è il peggior attore di sempre? Ma voi non ci capite una mazza di cinema. Che detto questo, poi Pornichi, secondo me, anzi, 3-4 film della sua carriera, ha anche recitato non solo bene, ma molto bene. Solo che poi...